Corsari, Corsari, buonasera, buonasera a tutti. Ah, per una volta non sarà la challenge a mettermi questa dannata benda. L'ho messa per tenere tranquillo l'occhio, perché sì, questo qua è il famoso occhio infortunato. Adesso pian piano che arriveranno tutti, ve lo spiegherò, pian piano. Comunque sia, sì, mi è venuta un'idea bellissima nel mente. Certamente, perché il coach giustamente gli succedono gli incidenti. Ci sono gli incidenti con pallonate in faccia, perché dice: ma sì, facciamo un'ultima partita, dato che tutti hanno finito i compiti. Sì! Spa! Ma in realtà è proprio una cosa stranissima. Tra un po' lo racconto. Appena arrivano i corsari, la racconterò. Comunque sia, lo so. Cioè, ho un aspetto molto, molto intimidatorio, no? In realtà potrei raccontare che il mio occhio è stato preso da un Flergan. Lo so. Ma ahimè, purtroppo è stata una pallonata. E non è stato nemmeno preso, guarirà, ve lo assicuro che guarirà. Comunque sia, corsari, detto ciò, faranno solamente un'orettina di The Binding of Isaac. Una sola, ma proprio una sola, magari più di una se moriamo. Però l'idea bellissima che mi è venuta in mente, l'idea meravigliosa che mi è venuta in mente, dato che abbiamo questo incidente all'occhio, io direi che possiamo fare Kaino. Dato che abbiamo finito tutti i completion mark con Beast, mi è venuto in mente, durante che pensavo, ma e se facessi Kaino oggi? Cioè, perché guardate, noi abbiamo tutti quanti combinato, vediamo se Kaino deve fare, perché se non deve fare Mother sarà un tristissimo. No, l'ha già fatta, no! Che tristezza! Cioè, adesso sono tristissimo perché mi sarebbe piaciuto tantissimo andare con Kaino a fare Mother. Cioè, eravamo anche i fratelli, siamo i fratellini. Potevo andare con lui e invece no. Ah, Kaino ha già fatto tutto purtroppo. Ahimè. Va bene, corsari. Detto ciò, io direi che possiamo scegliere qualcun altro. Quindi vediamo un po'. A parte che, come faccio a vedere? Il mio occhio mi ha andato, sta riuscendo. Cioè, sto per percepire il mondo senza vedere. Cioè, tra un po' vedo oltre. Beh, oddio, speriamo di non, sarebbe molto inquietante. Allora, comunque sia, vediamo, Chi ha bisogno di... Perché, innanzitutto, guardiamo per bene i nostri successi, Cioè, tutti i personaggi, tranne Giacobbe e Esaù, hanno battuto The Beast. Proprio felicissimi per davvero. Adesso dobbiamo andare con Mother. Quindi... non sono, non ho tanta voglia di Blue Baby. Penso che ci andiamo con Eden. Dai, andiamo con Eden. Una partita con Eden, allora. Ciao Gabri, buonasera. Come stai? Questo è tutto a posto? Hai visto qua? Mi sono messo la benda per far sì che questi fari non diano fastidio all'occhio, più che altro. Per difendermi. Però non sarà nemmeno una line lunghissima. Cioè, proprio intenzione di prenderla molto con calma, molto seriamente questa cosa che succede, perché comunque l'occhio, it's important. Ne abbiamo due, ma... di uno, se ne volendo, se ne può fare a meno. Però... Meglio riuscire a tenerselo, diciamo questo. Ma no, comunque non è nulla di grave. Vedi che non è nulla di grave. Come hai passato la giornata comunque tu, Gabriel? Tutto a posto? Io, guarda, nonostante il fatto di questo incidente, non mi lamento. Comunque è stata una bellissima giornata. Una bellissima giornata è stata. Solo perché l'occhio è malandato non significa che le giornate debbano essere brutte. E vediamo un po' con cosa cominciamo. Oddio, i baffoni, che be... Cosa? Ah, c'è anche la carichina di... Ma che bello. Che... The Sun, vai! The Sun. Ah, è un attimo interessante davvero, primo piano. Va. Pointy Rib. Molto good. Questa Pointy Rib ci porterà dritti alla vittoria. Allora, Mother dobbiamo fare, no? Quindi dobbiamo fare tutto il percorso repentensoso altro. Quindi dobbiamo prendere la chiave, le bombe, andare là sotto. Sì, dovremmo esserci. Bravo, Little Gordy, bravo. Distrugge tutti i nostri avversari. Quello lì lo vorrei. Questo Dream lo vorrei. Comunque sia, dato che sei arrivato, Gabri, quello che farò sarà già cominciare a esplicare un po' questo incidente. Non avevo cominciato perché appunto non avevo visto nessun messaggio, quindi non sapevo se c'erano corsari o meno. Però sì, adesso che almeno so che ci sei tu, posso iniziare a spiegare questa triste storia avvenimento. Allora, cosa è successo? Allora, si erano fatte praticamente le 5:40 più o meno. Tutti quanti abbiamo finito di fare i compiti, abbiamo finito di studiare, di fare la tesina, chi invece aveva fatto dei compiti normali perché era in seconda, perché è in seconda di fare i compiti normali. Ovviamente adesso posso usare la scusa, non avevo l'occhio, non ho potuto vedere. Lasciamo stare.
E praticamente siamo andati fuori a giocare un po' a palla, no? E ero rimasto praticamente, cioè praticamente, dato che il mio compagno di squadra, che era uno dei ragazzi con che aiutiamo a fare servizio civile, era un po' stanco di correre qui e là, abbiamo deciso, di io e lui, perché eravamo in squadra io e lui, di appunto fare cambio. Quindi io sono andato fuori a combattere contro due, perché loro facevano portiere volante, appunto, perché erano tutti e due carichissimi e cose. Quindi ero uno contro due, invece l'altro, il mio compagno in porta. Scusa, ma con gli altri su Discord, quindi non sto seguendo. Ah, tranquillo, tranquillo, Gabri, tranquillissimo, guarda. Tranquillissimo. Nel caso, lo spiego a chi c'è. Oh, lo dobbiamo lasciare scappare. Lo dobbiamo lasciare scappare. Lui ci dà un oggetto se lo facciamo scappare. Quindi, ahia, che male. Dobbiamo farlo scappare, però. Cioè, non ci deve uccidere. Questa è la regola. Non può scapperà. E ci darà un oggetto attivo che voglio provare, sinceramente. Quindi coraggio. Bravo. Ah, mi sono... No, mezzo cuore no, mezzo cuore no, ti prego. Scappi? Riesci a scappare? Ah! Tristezza assoluta. E beh, praticamente, era arrivato un momento. Chi sono io? Sei la legge. Comunque, salve legge, come stai questa sera? Tutto a posto? Allora, è passata bene? Io non tanto. No, beh, no, dai, insomma, è stata comunque una bella giornata. Ah, ok, abbiamo Soul Art gratis, non abbiamo HP up di alcun genere. Molto, molto intimidatorio come situazione, però abbiamo 4,23 di danno. Ah, comunque sia, tornando al racconto, appunto. Non sai nemmeno chi sono. In che senso? O lo sai già? Mi devi perdonare, legge. Ma almeno te l'ho già detto. Ho molta paura. Ho molta. Allora, in realtà mi pare che sia la prima volta che vieni qua, no? O forse vieni dal raid di FNJ. Che la legge. Mi ricorderei un nome così bello. Chi sono io? Sei leggenda, forse? Dio, se siamo con un libro dell'anarchia. Certo. Ah, sei Doc! Ma Doc! Ma con un altro account ti presenti? Come faccio a riconoscere? Aia! Come faccio a riconoscerti con un altro account? Va bene. Comunque, ciao Doc. Buonasera. Come stai? Tutto a posto? Come hai passato oggi la giornata? Ah. Allora, tornando al racconto, così ti spiego appunto come è successo che il mio occhio sia in qualsiasi condizione, e vi narrerò anche le condizioni con il mio occhio. Allora, non ve lo mostrerò, perché con questi fari non voglio già mi hanno, già il medico mi ha letteralmente accecato per fare i controlli. Ho cambiato nome. Hai cambiato nome! Quindi adesso sei permanentemente la legge. Wow! Intrigante! Com'è questo cambio repentino, Doc? Posso ancora chiamarti Doc, ti prego, perché, non so, legge... Ah, questa è adrenalina. Guarda, prendiamo adrenalina. Panic, power. Dai, molto bene, grazie. Allora, prendi Doc. Quest'oggi, appunto, tornando alla partita di calcio, ok? Siamo arrivati alla partita di calcio. Quello che è successo è che, a un certo punto, eravamo io e il mio collega di servizio civile, uno di fronte all'altro, proprio, ma letteralmente che c'era tipo... Due mani così tra me e lui. All'improvviso, cioè, la palla, per qualche oscuro motivo, viene lanciata con una forza potentissima dal basso, che era fra i nostri piedi, verso l'alto, proprio perpendicolare al terreno. Mi prende nell'occhio malissimo. Io mi butto a terra, molto, molto grafica, molto, con una sceneggiata molto alla anime, però ho subito un colpo critico. E quindi proprio con cioè, no, ovviamente l'ho fatto un po' apposta perché non pensavo che fosse nulla di serio. Però poi ho detto, aspetta, non ci vedo più. Non credo sia normale. No, ovviamente sapevo già che non era normale. Infatti poi siamo andati pian piano sul pronto soccorso e tutto questo. Dimmi una frase che scriverò in geroglifico. Oddio. Scrivi dogma, sei cieco? Diciamo che quest'occhio non è che ci veda tantissimo adesso, Cioè, guarirà, per non dircelo, guarirà, ma non in tempi brevissimi, diciamo questo. In tempi normali. Adesso vediamo in quanto tempo riprendo la vista.
Ah, dov'era la tinta d'oro? Comunque, ciao, Best, buonasera. Come stai quest'oggi? Tutto a posto? Ah, Best. Guarda, ti faccio vedere una cosa. It's ready. It's ready e ho aumentato il volume. Guarda un po' qua. La tua bellissima entrata in scena. Ecco qua. Sicuramente si sente molto più del solito. Ci dovrebbe. Dovrebbe essersi sentita abbastanza. E dai, è arrivato anche Rama. Anche Rama, ciao Rama, buonasera anche a te. Come stai? Avete passato bene questa giornata? Dogma, ah, che bello. Bello, bello, bello. Anche se effettivamente non, oggi non andiamo da Dogma, ci ho pensato adesso. Ah, va bene, Dogma è pur sempre misterioso. Tutto bene, dai, dai, sono felice. E allora, tornando invece al racconto, mi arriva questa pallonata in faccia, ok? Ah, nell'occhio. E quello che Nassi è che praticamente non ci vedo più, ok? Aia, mi ha preso. No, che segato. Ah, quest'occhio. Devo. Posso dare la scusa dell'occhio, malandrino. E praticamente mi arriva questa pallonata. Io comincio a non vedere nulla dall'occhio sinistro e dico orpo. E boh, sì, vado a sciacquarmi perché evidentemente non ci vedo più nulla. Magari pensavo ci fosse sporcizia. Me lo sciacquo. E non vedo comunque nulla. Cioè, aspetto un pochettino, non vedo ancora nulla. E dico, bene. E adesso che cosa faccio? Ho detto così, quanto tranquillo sono stato. Ah, è arrivato anche Tonno. Ciao Tonno, buonasera. Come stai quest'oggi? Tutto a posto? Hai passato una buona giornata? Ah, stavamo giusto raccontando cosa è successo al mio povero occhio oggi. Oggi ho battuto il quinto Pantheon. Scusa. Hai platinato Hollow Knight. Orca! Congratulations allora! Cioè, è un'impresa arduissima. Bravissimo, bravissimo. Benvenuto nel club, tonno. Ah, che bello aver platinato quel meraviglioso gioco. E prima di tornare al racconto, pian piano poi è tornata anche. Oh, un HP up, grazie. È tornata anche la suora che appunto ci fa da. Da. Capa, tra virgolette, insomma, è la nostra tutrice del servizio civile. E nulla, mi fa, guarda, mettiti del ghiaccio là, perché ha visto che era andata via un secondo, no? Era andata fuori a accompagnare alcuni ragazzi a casa loro. È tornata, ha visto che io ero qua con sto occhio, con l'occhio tappato, e ha detto, cosa è successo? Ho ricevuto palla? E io, sì. E nulla, poi siamo andati pian piano a prendo questo. Ah, Shantus. Siamo andati poi un attimo a usare del ghiaccio, poi è uscito fuori l'argomento che appunto non ci vedevo più, e ha detto, ah boh, no, che dobbiamo andare al pronto soccorso. Ho detto, vabbè, sì, effettivamente potrebbe essere una bella idea. E quindi siamo andati. Ok, per ora abbiamo firmato le carte, abbiamo firmato, cioè le carte ovviamente, abbiamo firmato l'entrata e l'uscita da servizio civile, abbiamo preso tutto quanto, siamo andati al pronto soccorso e appunto è una cosa incredibile poi è successa, no? Nel pronto soccorso. Che praticamente. No, il medico. Adesso non mi ricordo. L'ottico, mi pare. Insomma, il medico che si occupa della. Il medico che si occupa dei pazienti con problemi agli occhi se ne stava andando proprio in quel momento. Quindi, per nostra fortuna, l'infermiera è riuscita a fermare. È riuscita a fermare il dottore, che sennò se ne sarebbe andato. E quindi siamo riusciti a fare questa. Sono riuscito a fare questa visita con l'occhio. Perché praticamente la tutrice mi ha accompagnato a fare la visita. No? No, è stata molto molto gentile. E siamo andati all'ospedale, no? Poi mi ha controllato tutto quanto. Mi ha letteralmente accecato il dottore. Perché i controlli per l'occhio sono terrificanti. Cioè, non vuoi. Cioè, era davvero. Cioè, tipo, neanche a guardare il sole. No, no, era proprio luce diretta verso la verso la retina. È stato proprio quasi doloroso. Però, insomma, ci si fa l'abitudine dopo un po'. E nulla. Praticamente mi ha controllato per bene tutte cose. E dopodiché, quel che è successo è che. Fatemi pensare. Abbiamo fatto tutte le visite, mi hanno fatto anche una cosa che non sapevo esistesse. Una radiografia dell'occhio. Cioè mi hanno messo un liquido sopra la palpebra, una gelatina tipo sopra la palpebra. E
mi hanno appunto con una sondina hanno guardato appunto dentro e proprio mi hanno detto che appunto c'è del sangue, ok? Cioè, adesso c'ho del sangue praticamente qui nell'occhio, infatti è tipo che all'inizio, dopo un po', il mio colore dell'occhio, no? Vedete il mio colore dell'occhio, questo normale, è tipo verdolino azzurro, no? Era diventato marrone, ok? La mia iride era diventata marrone per il sangue che si è accumulato dentro. No, aspetta, cosa è successo all'occhio? Ma, cioè, lo cosa? Vabbè, dai, fa nulla, diciamo, discorso su Discord, l'ho scritto su Telegram, l'ho scritto anche sul titolo, praticamente c'è il titolo, piccola partita della TV, oi, per le cose. È davvero successo qualcosa, non l'ho messa giusto per... Ci sta andate in sconto a 10 euro che me lo compro, bellissimo tonno, vai, assolutamente. Eravamo distratti. ci sta. I corsari si distaccano facilmente, lo sappiamo tutti quanti. Allora, praticamente, ero servizio civile, no? Tutti quanti avevamo finito i compiti, no? E quindi abbiamo deciso di andare a fare un'ultima partitella a calcio prima di andare a casa, no? Per poi salutarci e rivederci il giorno dopo. Solo che io ho ricevuto una pallonata in faccia, nell'occhio, dritta nell'occhio. E ho cominciato a non vederci più da quest'occhio. Cioè, insomma, non è che non vedevo nero, vedevo tutto offuscato, come se fosse una fitta giornata di nebbia. Lo so, F. Come se fosse una fittissima giornata di nebbia. E insomma, pian piano, comunque, ahia, che male. Pian piano qua la vista praticamente non andava più. Cioè, la vista io vedevo completamente fosco. E ho provato anche a sciacquare l'occhio, tutto quanto. Poi però, ahimè, non ci vedevo più nemmeno dopo qualche minuto. Ho detto, visto che... Ti è caduto il cervello. Davvero? Davvero? Solo una delle due comunque, tonno. Solo una delle due solo una delle due parole mi potresti bannare. Ok, quella. Va bene, grazie, hai scelto la più semplice. Me ne rendo conto che sei stato gentilissimo. Quindi va bene. Allora, praticamente, al mio povero occhio, no? Sono stato colpito all'occhio. E non ho cominciato a non vederci più. E non ci vedevo più. Poi praticamente pian piano ci siamo resi conto un po' di tutto. La suora mi ha dato un po' di ghiaccio da mettere sull'occhio. E dopodiché, insomma, cioè, è uscito fuori il discorso che non ci vedevo più. Ho proprio detto, in realtà ci vedo tutto fosco. Ho detto, orca ciò, dobbiamo andare a sporto questo ghiaccio. Ho detto, sì, non sarebbe una cattiva idea. E quindi siamo andati, no? Poi siamo arrivati al pronto soccorso. Adesso ve la faccio corta per raggiungere il punto, no, che abbiamo raggiunto prima. Praticamente siamo arrivati al pronto soccorso. Il medico se ne stava per andare. Cioè, il medico per i problemi all'occhio se ne stava per andare, ok? E quindi quello che abbiamo fatto, cioè, praticamente l'infermiera è riuscita a fermarla in tempo facendo una telefonata e quindi siamo riusciti ad ottenere questa visita istantanea dal medico. Ho sbagliato tasto. Bene. Mi sa che il regalo lo faremo in una stanza angelica a questo punto, perché ho proprio sbagliato di netto. C'è ancora la stanza? No, è certo che non c'è. Andiamo avanti. Giusto, poi mi ha fatto tutti i controlli, praticamente mi hanno fatto tipo controlli di mettere il mento lì su questa robetta, mi ha controllato con un aggeggio stranissimo dentro l'occhio con una luce, cioè quindi lui mi ha proprio guardato con una luce potentissima dentro l'occhio che proprio la percepivo dentro la retina sta luce letteralmente, proprio una sensazione stranissima farsi puntare sta luce addosso e praticamente ha cominciato a controllare là. E poi abbiamo fatto altre visite di altri tipi, abbiamo anche fatto un test normale abbiamo fatto anche un normalissimo test per controllare le diottrie dell'occhio, che non posso dire come si chiama perché sennò la parola bannata mi farebbe male. Ho 8 decimi adesso sull'occhio sinistro. Cioè, l'ultima volta che l'avevo fatto erano 9 decimi. Però, considerando il fatto che l'occhio non ci vedo proprio tutto fosco,
direi che non è affatto un obiettivo tanto, tanto brutto. Anzi, molto buono, 8 decimi, molto, rispetto all'incidente. E poi abbiamo fatto altri test, no, abbiamo fatto altre cose. Nora, ora hai fin troppo tempo libero. In che senso? Relax. Cosa è successo, tonno? What happened? Intanto dove ero arrivato, scusate? Giusto, medico. E praticamente poi mi ha detto, mi ha prescritto la terapia. E praticamente io domani mattina alle 9 dovrò tornare all'ospedale là per fare altri controlli. Che faccio ora per sfogarmi su qualche videogioco? Undertale o The Binding of Isaac? Oppure tonno sempre Hollow Knight. Perché in fondo su Hollow Knight puoi andare giù, no, puoi andare nella stanza del Pantheon dei boss e fare tutti i boss in splendente, se lo vuoi, Io pian piano, un po' nei tempi morti, che magari tipo la sera che non riesco ad andare a dormire, proprio negato, con questo caldo non riesco ad andare a dormire, mi faccio di tanto in tanto, vedo se riesco ad andare avanti con i boss splendenti o meno. Non sono così masochista. Puoi provare! Non è così tanto malvagio, Anzi, è proprio una bella esperienza. Certi boss sono davvero ardui. Certi boss sono davvero ardui ed è davvero bellissimo provarci. Per esempio, Markoth. Markoth è stato terribile, ma tipo l'altro ieri sono riuscito a farlo in splendente. Quindi ho fatto Markoth in quell'arena bruttissima, senza prendere manco un danno. È un folle, me ne rendo conto, sono stato davvero un folle. Prendo questo. Yay! Ben fatto. Ok. E nulla, prende. Dopodiché mi ha prescritto la terapia e ci ha detto di dover andare in una farmacia, perché entro stasera dovevo prendere un collirio speciale. No, dovevamo prendere in farmacia un collirio e usarlo stasera. E infatti l'ho usato. E praticamente in questa... Oh, siamo andati alla prima farmacia, quella fuori dall'ospedale. Non ce l'avevano, Ci abbiamo chiesto, non ce l'avevano. Ha detto che non c'era nemmeno disponibilità di ordinarlo. E quindi abbiamo provato in un'altra farmacia. Abbiamo chiamato un paio di farmacie. La seconda farmacia ci dice, meno male che ce l'ha. Proprio ci dice che ce l'ha. Siamo tutti felici e contenti che di questa bella notizia. Andiamo in quella farmacia e prendiamo il collirio. Dopodiché siamo tornati a casa. Anzi, sono tornato a casa. Mi ha accompagnato sempre la suora. E poi niente, sono tornato qua a casa. Ho cenato. Mi sono fatto aiutare da mia madre a mettere questo collirio. Arca miseria, che sei un pezzente però. Scusate. Mi sono fatto aiutare da mia mamma a mettere il collirio. E dopodiché nulla. Dopodiché sono deciso di andare comunque in live, giusto per non lasciare così tristemente la ciurma. Ho detto, mi sono infortunato, via. Ho detto, no, comunque sia, non voglio lasciare la mia ciurma, voglio comunque giochicchiare a qualcosa. E ho detto, beh, guarda, dato che in Replicant abbiamo finito il finale A, tanto vale cominciare un altro giorno, così almeno facciamo le solite 2 orette, barra di più, a seconda di quello che dobbiamo fare. E quindi ho deciso di fare The Binding of Isaac, che tanto è sempre bello, è sempre cosa, abbiamo sempre tante cose da fare, e ahimè, abbiamo sempre così. E nulla, poi quindi sono qua. Questa qui è stata la storia di oggi con la pallonata. Cioè, ho fatto il ricettacolo puro splendente. Ma perché era una giornata che avevo... Scusate, un secondo che il mio occhio fa un po' birbante. Sento un po' che... Sì, probabilmente avevo fatto bene a scegliere di fare solo un'oretta, solo una run ci sta. Perché evidente... mi sta dando un po'... Insomma, bene. Tutto a posto, se comincio lentamente ad esplodere, vi avviso, ve lo giuro. Ecco, perfetto, sono esploso, bene, perfetto. Facciamo un altro tentativo. Tutto questo non sarebbe successo se non accettavi la partita di... Esatto, sarebbe F. Ma facciamo just chatting al posto di Isaac. Facciamo just chatting al posto di Isaac, dici, tonno? Se stai così... Dai. Va bene. Dai, va bene. Facciamo...
Allora facciamo un piccolo just chatting allora. Cioè, davvero, io sono un po' scarso nel just chatting, posso dire, perché, cioè, se bisogna parlare un po' così, non... Ah, oddio, però possiamo tenere tipo la canzone in sottofondo di coso. Cioè, vedi tu. Dai, va bene, facciamo un just chatting. Ah, quindi, che canzone metto in sottofondo? Soprattutto come metto in sottofondo una canzone? Allora, mettiamoci qua innanzitutto, eccoci qua. Allora, intanto cambiamo qua la cosa, no? Quindi, un piccolo just chatting, ecco. Facciamo piccolo chiacchiericcio. Chiacchiericcio per com'è l'infortunio all'occhio. Comandi, fine. No, ho sbagliato la categoria. Ma no, no, dai, va, ci sta anche, ci sta anche, ci sta anche, tonno. Possiamo parlicchiare di qualcosa. Magari posso parlare meglio di questo infortunio per chi vuole sapere qualcosa di più, però mi pare di aver contato abbastanza approfonditamente le cose. 4 chiacchiere. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Perfetto. Allora, praticamente mi hanno detto che posso fare tutto, no? Ora sì che sei. Esatto, adesso sono un corsaro autentico. Cosa ti ha tolto un occhio? Una pallonata in faccia. Ah, che terrore, lo so. In realtà credo di poter fare. Fatemi pensare. Credo di poter estrapolare. Allora, un secondo, vado un secondo in pre-live. Estrapolo la playlist di Alexander, il nostro caro, caro compagno del web che ci ha gentilmente offerto queste bellissime musiche. E la mettiamo che va. Perfetto, a posto. Certo, adesso devo abbassare il volume giusto un pochettino. E adesso dovrebbe stare in sottofondo. Perfetto. Allora, adesso siamo proprio in un bel just chatting. Ah, allora, praticamente l'unica cosa che mi hanno detto è che non posso stendermi. Quindi io oggi dormirò seduto. Esatto. Cioè, perché, praticamente, cosa mi hanno detto? Appunto, si è accumulato del sangue qua, no? Hanno detto che è andato molto bene. Hanno detto che è stata molto una fortuna. Sono stato molto fortunato che il sangue non sia andato dietro, quindi dalla retina, perché sarebbe stato un po' peggio. Uff. Esatto, quindi praticamente c'ho questo sangue qua che adesso se ne sta qui, che ostruisce lo scarico dell'occhio, che praticamente a quanto pare c'è uno scarico dell'occhio che serve per i liquidi, e adesso devo riscaricare anche questo sangue pian piano. E nulla, praticamente non dovrò stare a dormire seduto, e non devo assolutamente stendermi, perché sennò il sangue va dietro ed è un problema, assolutamente. Questo qua è quello che non devo fare. E nulla, così, così va la vita. Effettivamente posso togliere questo. Niente, posso togliere le cuffie e mettermi il cappello. Che bello. Eccoci qua. Certo, è un po' complicato mettersi il cappello in questi stati. Ok, è un po' storto. Va bene, fa niente. È bellissimo. E comunque, beh, bellissimo. Perfetto. Ai ai ai, corsari. Oi, sta cosa, dai. Bene. A posto. Ah, e quindi siamo così. Hai ascoltato i Wallerman? Li ascolto adesso. No, mi sono dimenticato, ma dove l'avevo scritto? Mi ricordo che l'avevo scritto da qualche parte, adesso che me l'hai detto, ovviamente, tonno. No, li cerco. Wallerman, ecco qua. Perfetto. Nathan Evans, Wallerman. No, no, l'ascolto ovviamente senza l'audio delle cuffie, l'ascolto qua in diretta senza diretta. No, lo so, lo so, lo so, calmi tutti, so quel che faccio, voi non la sentirete, la sentirò io, assolutamente, così la commento in diretta, ovviamente che si parla di qualcos'altro. Per esempio, in questo momento devo, per esempio, dovrei, dopo la live, scrivere anche il diario di bordo di domenica, perché sì, ho avuto un paio di problemi nel scrivere il diario di bordo, però lo sto portando avanti. Ti consiglio quella traduzione. No, no, guarda, tonno, fidati. Cioè, sono inglese B1.2, ma riesco a capire l'inglese. Sono abbastanza bravo nel capire l'inglese. Ecco qua. Ce la possiamo fare. Vediamo un po'. Vediamo. Perfetto, non si sente. Oddio! Ma. Oh, madonna! Ma è una canzone marinaresca! Ma bello lui! Na 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 na.
Right well door, the captain called the lands and swore he'd take the whale in tow. So may the whaler men come to bring us sugar and rum. One day when it's gone, we'll take our leave and go. Magari potrei fare tipo anche un karaoke di canzoni per... Che bella! Se volete corsare potete ascoltarla anche voi. You died. Mi dispiace, sono stonato. Come un vero uomo di mare. Bring a sugar and tea and rum. No, you die, I'm died. You die. Aspetta, die. Beh, non mi ricordo cos'è. Non mi ricordo cos'è die, accidenti. Ecco, beh, eccolo qua il mio inglese più 1.2, che non conosco tutti i termini. Bellissima. Dobbiamo metterla su Discord. Perché vuole ascoltarla, assolutamente. La metto subito, anzi. Questa io mi metto sul Discord nostro. Magari ne accetta Miraglia. Al massimo I'm dead. No, dai, è bella, perché? No, dai, è carina. Ecco qua. Come posso scrivere? Tipo... sto ascoltando in live questa bellissima canzone marina fresca. Fra parentesi, ringraziamo Tonno per avermela fatta scoprire. Ho chiusa parentesi. Vai, perfetto. Ed è partita la pubblicità degli orologi. Perfetto. Però molto bella, Tonno. Molto, molto, molto bella. Molto, molto carina. Assolutamente. Bellissima. Wellerman. Ah, che bello. Così, in quella terza fase dello splendore assoluto ho sentito tutta la forza corsare in me. Vero, vero? Ah, sono proprio contento. Assolutamente. La forza corsara è in tutti i corsari e porta sempre grandi vittorie. Assolutamente. Ah, certo, ovviamente c'è anche... La forza corsara non è che sopprime la tua forza. La forza corsara ti dà una spintina. Sei comunque tu a compiere l'evento. Quindi comunque sia, è proprio la mo' di shonen, ci sono tipo come Naruto. Tutti quanti che tengono Naruto su sollevato durante la battaglia con Pain. No, in realtà non era con Pain, era solo per non fare grossi spoiler, per chi non ha ancora visto Naruto. Però, insomma, con tutti quanti che tengono la schiena di Naruto per far sì che non caschi dopo, mamma mia, partono le cose incredibili. Ah, è praticamente sì. Diciamo che il diario di bordo lo sto portando avanti e mi sta piacendo molto 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 come idea. Cioè, vi posso provare a leggere magari qualcosa. Allora, diciamo che sto pian piano imparandomi a scriverlo in maniera marinaresca. Non l'ho ancora fatto, mi dispiace. Però pian piano sto comunque cominciando molto lentamente a scrivere qualcosa. Per il momento ho raggiunto il 04 del 06 del 2021, che è praticamente venerdì. Devo fare domenica e oggi. Ah, secondo me Death Note doveva finire a L. Sarebbe stato molto bello, Tonno. Sarebbe stato molto bello se Death Note fosse finito a L. Cavolo, che bello sarebbe stato. Sarebbe stato meraviglioso. Sarebbe stato meraviglioso. Però, ahimè, non ho finito, mi mancano 3 episodi. Infatti meglio se non dico nulla. Però, tanta roba Death Note, tanta roba. Molto bello come anime, davvero meraviglioso. Ci sono gli anime storici che bisogna guardare tipo must. Secondo me un altro must dover guardare, anche se non mi è piaciuto tantissimo, è Code Geass, che si pronuncia Code Geass, che è davvero molto molto... Vabbè, F per Light. Beh, oddio, e chi lo sa, magari in quei 3 episodi diventa il padrone del mondo. No, ma come? Ma ti sei... No, ma... No.
Che paura. Era la playlist si è azzerata. Sono qua, sono vivo, non è scoppiato nulla. È la playlist rotta di Alexander Nakarada perché a quanto pare ho lasciato un nero per sbaglio. Ho lasciato una schermatina nera e quindi adesso quando finisce la playlist si riazzera da nero. No, ma no, che tristezza. No, 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 tonno, no. Beh, dai, sono sicuro che l'hai già perdonati, dai. Penso, perché almeno gli spoiler fanno tanto arrabbiare, però se gli amici sono i best friend, li perdoni. Però gli dici, oi, guarda che mamma mia, se lo fai di nuovo ti do uno di quel marrovesci che ti mando su Marte. Insieme anche ai prossimi astronauti che ci andranno. Proprio spam. Un grande passo per un uomo, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per... Pff, e atterra il tuo amico. tutti quanti sconvolti. Che lo guardano. E il tuo amico diventa famoso. Uomo incontra marziano. È uguale a un essere umano. A guerra un terrestre. Sconvolgente. Poi fatemi pensare. Cos'altro vi posso. Cos'altro possiamo parlare durante questo piccolo just chat? Appena arriverà Silksong, me lo finisco in un giorno e gli spoiler tutto se lo farò un'altra volta. guarda, tonno. Più o meno quando arriverà Silksong faremo più o meno lo stesso. Allora, diciamo, non lo finiremo in un giorno, ma penso che farò sia la live mattutina che la live serale con Silksong. Perché se qualcuno mi dovesse spoilerare di quel gioco, credo che non me lo perdonerei mai, mai, non me lo perdonerei davvero mai, 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 mai. Perché ci tengo davvero tantissimo a fare una blind run totale. Cioè, di Silksong ci tengo davvero tantissimo. Esatto, certo, bisogna finirlo il prima possibile, ma comunque goderselo per quel che è. Un gioco che si è atteso da anni, un gioco che si è atteso da davvero anni, che poi a un certo punto esce e dici wow, veramente wow. Ah, cosa mi è uscito qua? 2010 Throwback Songs. Perché c'è una copertina con Maggie? Lasciamo stare che vedo. Poi vabbè, vedo che c'è anche Guster di Coso, c'è Guster di Undertale. Perché sì, sto pian piano mi sto cominciando a riguardare i video di Merg, che praticamente è questo YouTuber che fa di tutto e di più su Undertale, fa mod, boss battle mod, delle mod incredibili su Undertale, fa cose incredibili, parla un po' insomma, gioca tutto quello di Undertale, assolutamente tutto quanto. Beh, è molto bravo, sicuramente molto, molto carismatico. Anche se non parla molto, se si ripete molto comunque nei vari video, è davvero molto carismatico e proprio bello guardarlo. Quindi riusciresti a fare dei bot che magari bannino parole chiavi come Hornet, oppure Morte, oppure Aculeo, o Lunite, o Calabrone? Cioè, volendo si può fare. Cioè, c'è già lo strumento base di Twitch per dire che se compaiono quelle parole, appunto, non le ban, le banna, banna la cioè, cancella la frase. Però il fatto è che si possono aggirare. Cioè, si possono aggirare, per esempio, facendo tipo Ornette alla fine mu. Tipo così, no? Magari, se, non so se succede, ma chi lo sa, magari, se qualcuno può dire così, no? Per un ipotetico spoiler. Però vediamo, vediamo, io spero di che nessuno lo faccia. Oh, Crobo, ciao, buonasera, come stai? Che sono tutto a posto? Come va l'occhio? Diciamo, accecato, però dovrebbe curarsi molto, molto, molto facilmente. Cioè, oddio, facilmente, diciamo, mi hanno prescritto tutto, qua, c'ho qua tutto. Guarda, mi hanno dato. Questa è una pastiglia che devo prendere domani mattina due volte al giorno, giusto? 3 volte al giorno. Poi c'ho questo, che devo mettere anche questo 3 volte al giorno, un collirietto, le iopidine. Non so se posso parlare di queste cose. Oddio, boh. Guarda, non credo che ci sia un problema se parlo di farmaci. Non credo che ci sia problemi. Ovviamente, parliamo del finale del terzo Pantheon. Non ho capito una mazza. Allora, io ho una teoria di quel finale, adesso ne parliamo. E poi ho questi qua che sono altri colliri. Di vario tipo. E qua c'ho tutto il. Ci ho pensato adesso. Ci ho pensato adesso.
Ci ho pensato adesso. Ci ho pensato adesso che sopra c'è il vero nome del capitano. Ci ho pensato, mamma mia, meno male che era girato. Insomma, su questo foglio di carta, ecco, su questo foglio di carta vuoto, no, dietro, ci sono tutte quello che devo fare. Quindi praticamente non posso stare seduto, quante volte devo prendere al giorno queste compresse e colliri, quanto, cosa devo fare, cosa non devo fare, insomma, tutto quanto, tutto quanto. Parliamo del finale del terzo Pantheon. Ah, non quinto. Ah, quinto. Ah, no. Ah, ok. Infatti. Il nome del Kois è Lorenzo, secondo me. Come fa VJ? Lorenzo Stuni? The legend is real. The prophecy is true. Vedremo, vedremo. Un giorno ve lo rivelerò. Paolo. Paolo? Paolo Bitta? Giovanni Mucciaccia? Ah, ton. No, non credo che nessuno si chiami in quel modo oggigiorno. Ti sta bene il patch. Grazie, Crobo. Si chiama in italiano si dice benda. In italiano proprio si dice benda. Così, Benda. Chi lo sa, chi lo sa. Pietro? Pietro. Non conosco nessun Pietro. Conosco il fratellino di una mia ex compagna di classe che si chiama Pietro. Ma personaggi famosi che si chiamano Pietro? Pietro. Che personaggio famoso si chiama Pietro? Esatto, Crobo, così, Benda, si chiama proprio Benda. In italiano si dice Benda. Gianfranciosco. Gianfrancioschio. Gianfrancioschio. Bello. Pietro Malgioglio. Chi è Pietro Malgioglio? Posso controllare per sicurezza. Cioè, chi è? Ma chi è? Pietro Malgioglio. Esiste! Aiuto! Su Facebook! Non diciamo. Non si prende privato. Però esiste, a quanto pare esiste una persona che si chiama così. È un misto tra Cristiano e Pietro. No, aspetta, in che senso? Ho cercato su internet Pietro Malgioglio, è uscito Pietro Malgioglio. Cosa posso dire di più? Non ho potuto fare altrimenti. È uscito quello. Pasquale. Oh Gesù, Pasquale, conosco solo un amico di mio nonno che si chiama Pasquale. Gabriel. Oddio, che bel nome Gabriel sarebbe. Ah, va bene. Come sia? Tutto a posto. Tutto a posto. Di cosa stavamo parlando prima di parlare di nomi? Era. Ah, il quinto Pantheon! Allora, il finale del quinto Pantheon. È il mio, grazie. No! Scusa! Aspetta, qual è il tuo nome, Tonno? Scusa. Gabriel! Beh, molto bello, cavolo! È bello, Gabriel! No, perché sa di altisonante. È un grazie serio. No, sì, infatti. Infatti, già pensavo che magari fosse il terzo che avevi scritto. E detto, oh no, non pensavo che qualcuno potesse chiamarsi così. Ah, dai, sono, beh, sì, insomma, bisogna farsi complimenti per i propri nomi. Io per il momento mi accontento di essere conosciuto a voi come Kois. Per il resto è tutta un'opinione. Comunque, per parlare del quinto Pantheon, Tonno, possiamo sicuramente, perché la mia teoria. Ah, no, perché in realtà, Tonno, c'è un'altra cosa, no? Ci sono due finali del Pantheon, probabilmente lo sai già, però intanto lo spieghiamo. Ci sono due finali del Pantheon. Tu ti chiami Vicente Jesus? Davvero, Crobo? Se è davvero, è proprio qualcosa di fenomenal. Veramentissimamente. Sarebbe bellissimo. Ok, va bene. Non si sa mai, non si sa mai. Magari qualcuno nel mondo ha dentro il nome Gesù. Mi chiamo Andres. Ah, bello nome anche Andres. Andres, giusto? Pronuncia così. Andres. Andres. Forse Andres, forse. Perché se dico Andres è l'accento sulla A. Andres, forse, perché c'è un accento sulla E. Ecco, qua è davvero un bel nome anche quello. Giusto. Oh, yes, perfetto. Andres. Ah, che belli questi nomi. I corsari, i nomi dei corsari.
Giusto, Quinto Pantheon. Allora, mi sono dimenticato. Allora, la mia teoria. Allora, innanzitutto ci sono due finali, ok? C'è un finale. mi dimentico, proprio, mi dimentico. Purtroppo c'ho. Cioè, probabilmente l'occhio è collegato al cervello, e adesso non mi ricordo. Ancora mi ricordo ancora meno le cose. Quindi, abbiamo il finale quel finale che hai visto, ok? E poi c'è il secondo finale, che è il finale. Dopo aver dato il fiore bianco, quindi il nostro bel fiorellino, che tra l'altro mi mette anche di modificare questa emote. Mi mette di modificare e di mettere magari il nostro personaggio di Hollow Knight alla mo' di corsaro, quindi col cappello e col vestito rosso. Secondo me non sarebbe male mettere personalizzato. Esatto, per portare quel fiorellino alla cercatrice degli dèi. Proprio a lei. Praticamente glielo porti, lei ti farà qualche dialogo extra. Esatto, troppi fiori, troppi, non così tanti, non così tanti, non dovete darle un bouquet. Cioè, se volete sì, però non li accetta altri. Bouquet di fiori, glieli dai tutti. Oh, che bello deve essere, se si potesse fare sarebbe stato bellissimo. E praticamente lei ti farà un dialogo, no, ti farà un dialoghetto per dire, oh beh, grazie, sento qualcosa di strano in questo fiore. Farà una roba del genere. E poi, se rifinisci il quinto Pantheon, tonno. C'è un altro finale. Non cambia molto, ma una cosa cambia. Una cosa cambia e ti dice molte cose sul fiore bianco. Molte cose di quanto davvero è speciale. Sì, tonno. Eh sì. È proprio vero, vero. Verissimo. È davvero bellissimo. Mi sta sfidando. È arrivato il momento, tonno. Vai, prendi il fiore, portalo e finisci di nuovo il quinto Pantheon. Tutto nelle tue mani. Comunque sì, c'è davvero un finale. Cioè, si può ancora prendere il fiore? Certo! Ah, sì, è vero! Allora, praticamente, tonno, dopo che hai fatto la prima volta la missione del fiore, i fiori li puoi prendere quanti ne vuoi all'infinito alla tomba della figlia dei traditori. Proprio lì dove hai portato il fiore per la prima volta, lì c'è lo spawn infinito di fiori. E lo puoi prendere quanti ne vuoi. Ovviamente uno alla volta, e dopo lo puoi portare a tutti gli NPC del gioco. A tutti quanti. Sono tentato. Assai. Hai visto. Hai visto, tonno. Guarda qua che ti ho già riportato in auge il qualcosa da fare. E prende il finale che hai visto tu. Allora, è inutile dirsi che il nostro cavaliere è diventato talmente forte, con talmente potere, da aver eliminato tutti gli dèi, ok? Da aver accumulato un vuoto enorme. Cioè, quell'essere enorme alla fine eravamo noi, era il nostro cavaliere. All'interno del suo guscio, battendo tutti gli dèi all'interno della mente della cercatrice degli dèi, ha ottenuto il potere assoluto. Cioè è diventata una creatura del vuoto, una divinità del vuoto siamo diventati. E praticamente quello che abbiamo fatto è stato uscire prepotentemente dal corpo della cercatrice degli dèi. Siamo usciti prepotentissimamente da lei e probabilmente, presumibilmente, è morta. Presumente la cercatrice di dèi è esplosa. E dopodiché, beh, Ornette ha notato che c'era qualcosa che non andava nei corridoi di Nidusacro. E alla fine, noi, cioè, perché era chiaro che eravamo noi, perché l'aculeo perfetto, c'era l'aculeo puro per terra. Nessuno al mondo, a parte quel boss finale di cui non posso nominare neanche nel caso che ci fosse Enogard, almeno non ascolta, ce l'aveva. Ok? Anzi, in realtà eravamo. Sì. Probabilmente eravamo noi impazziti per il troppo vuoto. Esatto, siamo il nuovo ricercatore ma più sbroccato. Io pensavo che era il ricercatore. No! Cioè, non credo perché. Cioè, il fatto. È che se fosse stato lui, tonno, no? Se fosse stato lui, sarebbe successo qualcos'altro, no? Perché allora sicuramente non è canon rispetto al gioco. Sarebbe stato canon probabilmente se noi, invece di prendere il percorso base, di andare al Tempio dell'Uovo Nero, fossimo andati appunto alla cercatrice dei dèi. Avessimo fatto la sua missione e nulla, siamo impazziti, quindi adesso Nidusacro non avrà più nessuno che sistemerà l'infezione. Anzi, l'infezione esploderà. Per questo, infatti, penso che se fosse stato quello lì nella cutscene che stava cercando di attaccare Ornette, se fosse stato davvero il Cavaliere Vacuo, no, ci sarebbe stata infezione.
Perché il Cavaliere Vacuo ha ancora dentro lo splendore. Quindi sarebbe semplicemente caduto tutto il palco, lo splendore sarebbe uscito, anzi, probabilmente lo splendore sarebbe uscita dal coso e sarebbe venuto direttamente lo splendore, penso. Anche perché immagino che se il Cavaliere Vacuo si fosse spaccato prima del compito, sta falena di... Guarda, però si può anche compatire la falena, il tonno. Cioè, quella povera falena... come siamo passati da Isaac a Hollow Knight? Ho visto adesso il messaggio. Allora, beh, siamo passati da Isaac a Hollow Knight. Perché praticamente Tonno, dato che mi stava cominciando a dare qualche sensazione all'occhio mentre giocavo, appunto ha detto, boh, volendo possiamo fermarci e fare just starting. Ho detto, è un'ottima idea, è assolutamente un'ottima idea. I Titanic. Ciao Scarlett, buonasera. Come stai? Questo è tutto a posto? Ah, giusto, è vero. Non si sentiva l'audio, ecco, adesso è tornato. Ah, hai passato bene la giornata? No, lo splendore è una falena. No, infatti. No, sì, infatti, no, sì, è una falena, sì, è la divinità che ha generato la comunità delle falene, assolutamente. Però la benda nera sta meglio con gli occhiali neri. Va bene, Scarlett, va bene. Grazie. Ah, grazie mille. Comunque sia. Come sia, giusto per farti un piccolo ripiego, Scarlett, perché avevo già parlato dell'incidente, ma dato che sei arrivato, tanto vale parlare. Corsaro Swag, esatto. Ovviamente oggi ho ricevuto una pallonata sull'occhio a servizio civile. Mi sono ritrovato a non vedere più nulla. Vedo fosco, non riuscivo a vedere neanche il palmo della mia mano da qua. Non riuscivo a vedere. E praticamente siamo andati al pronto soccorso. Mi hanno fatto tutti gli esami possibili, immaginabili, mi hanno controllato, luce, così. E no, 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 no. Allora, beh sì, oddio, per il colpo sicuramente l'occhio ha... Comunque se c'è sangue, praticamente c'è un'emorragia interna, più o meno. C'è un po' di sangue dentro che adesso deve essere scaricato dall'occhio, dallo scarico dell'occhio. Però non è nulla di grave, non è nulla di grave. Mi hanno dato qua colliri, farmaci, cose, domani mattina prendo. Nuova team su Isaac, esatto. Stasera ero molto tentato dal giocare Kane. Ero molto tentato a giocare Kaino, perché giustamente alla benda sarebbe stato perfetto, ma purtroppo con Kaino abbiamo fatto tutto, sono stato molto triste. Corsair's Haypatch. Esatto. Yar. Esatto, è quello che è, yar. Quando si trova una Tinted Rock, il personaggio fa yar. Così. Io pensavo di battere il cacciatore, invece niente. Oddio, volendo tonno puoi anche fare il diario del cacciatore, l'hai completato. Se non l'hai completato, guarda, merita, merita tantissimissimo. Mi dà davvero tanto, 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 tanto completare il diario del cacciatore. Proprio bello. Non ci sta una tempirata su TBOI? Sai che non lo so? Non lo so. Potrebbe. Potrebbe. Forse no. Sai che no? Non credo. Forse nelle mod. Può essere che forse nelle mod di Manico Isaac Vari ci sia un oggetto pirata. Un oggetto da pirata, però no. In questo caso sarebbe Corsair Spe e i patch, quindi un oggetto da corsaro, ahimè. Ah, Treasure Ram! Dai ragione, Scar. No, no, hai ragione, hai ragione, hai ragione. C'è quella, è vero. C'è quella lì. Poi c'è anche Kaino, che è la benda come noi. C'è anche lui. Veramente, perfetto. X marks the spot. Esatto. Esattamente. Ah, dopodiché noi stavamo parlando con... Ah sì, prendete best, siamo passati da Isaac a parlare di Hollow Knight, perché prendete Isaac abbiamo mollato per fare just chatting, così facciamo riposare anche meglio le mie meningi, tutto, non so cosa, insomma l'occhio, facciamo riposare l'occhio, nel caso, nel dubbio è l'occhio. E poi piano chiacchierando di cose lì, cose là, abbiamo ascoltato anche la canzone di Wellerman, che è bellissima, l'ho postata su Discord, così che tutti voi possiate ascoltare, che è proprio bella marinaresca, che non proprio al massimo. E poi abbiamo cominciato a chiacchierare con Tonno riguardo Hollow Knight, delle varie cose che ci sono. E appunto, così io metterei come titolo Tainted Kane Cosplay. Tainted Kane è un corsaro? Che bello! Che felicità! Sarebbe proprio bellissimo se lo fosse. Ah, col cappello e tutto. Fatemi riflettere. Giusto. Allora, praticamente, lo splendore è la divinità che ha creato la comunità delle falene. Solo che appunto la sua luce non dava una mente ai suoi.
ai suoi seguaci. Cioè, lo splendore era solo lui, l'insetto non era niente, era un manichino praticamente, faceva cose ma non ragionava con questa testa. E cioè, la posso anche compatire lo splendore, perché appunto, cioè, lei si è ritrovata a vedere questo Uro Verne che è arrivato e che ha donato la sua luce condividendola alla mo' di cristianesimo, no? Quindi è arrivato, ha condiviso a tutti una mente vera, salda delle unità, cioè nel senso una propria mente, i propri pensieri, non personalità, come si dice? Una propria. Le parole sono importanti, grazie Scarlett, lo so, sto parlando molto male. Una propria. Identità, ecco, una propria identità. E quindi alla fine anche la comunità delle falene se n'è andata dallo splendore. Perché, oddio, ma che bella la mente, andiamo a prenderla, no? E quindi lo splendore è rimasta sola e nulla. Pian piano si stavano tutti dimenticando di lei. E quindi ha detto no. Credimi te, sono io che ho creato tutto, ero io qui prima di tutti, e ha creato tutto il casino dell'infezione. Questo qui è la storia, anche perché lo splendore poteva attaccare dove nessuno poteva difendersi, qua dentro. Infatti, con la culo dei sogni, possiamo vedere molto in giro dai nemici i pensieri del. Ah, la risata di Kira. Infatti, con la culo dei sogni, possiamo vedere appunto i pensieri dello splendore da qualche nemico. Ciao Kira, sono L. Bella la risata di Kira, mamma mia che bella. Ha avuto proprio una bella idea per mettere l'eco del corsaro. Certo, a tutti i corsari. Leggi su, arrivo. Tra l'altro Tainted Cain Oddio! Ma è perfetto! Cioè, solo che per fortuna a me non succede. Però è perfettissimo. Cavolo. Fenomenale. È veramente, quindi sono il cosplay di Tented Cain. Ma è perfetto. Perfettissimo. Secondo me c'è un'altra. Dici? Dici tonno? Perché tu immagino che tu hai visto il finale di Hollow Knight con il cuore di vuoto, vero? Cioè, tu hai ottenuto il cuore di vuoto. Hai fatto il finale, vero? Perché se non l'hai fatto, io alzo le mani, non dico più nulla e cerca di farlo. Ah, che sì, l'hai visto. Ok. Cioè, secondo me non può succedere. Ok, giustamente, è vero, l'hai platinato. Cioè, è vero, sì, hai ragione. Sono un attimo distratto. Beh, il fatto è che. Come può succedere? Non. Era là, cioè, proprio una. Cioè, si. Ho capito? Però, no, la cremuccia scende. Così devi cambiare categoria. È giusto. È giusto. È giusto, beh, sei giusto. Prova, ricarica la pagina. È tutto giusto. È giustissimo. Lo giuro, è giusto. Ho cambiato tutto. Anche il titolo ho cambiato. Dico un proverbio marinaresco addirittura. Tra l'altro questo qua è il mio referto. Dov'è? Qua? No. Sì, eccolo. Qua. Sì, è qua. Ah, diciamo un proverbio marinaresco. Spara. Vai. Quindi. Voglio fare questo qua. Qual è? Nave senza timone va presto a fondo. Questi detti marineschi. Che bello quel sito dove li ho trovati. ha senso. Cioè, quindi, se la nave non ha timone, affonda. È certo. Il bongo cat. Oppure continua dopo il finale del Pantheon. Cioè, verde via. Ho capito. E però il fatto che è un altro regno quello. Cioè, Tonno, il fatto che su Silksong stiamo proprio in un regno a parte, il regno nuovo di Zecca, cioè nuovo di Zecca non lo so, però Ornette non sarà più Anido Sacro. Anche se non penso, visto che non è canon. Anche quello. The Lost in Zamantle va a fondo. È giusto, vero?
Vero, vero. Non è, De Rossi non ha il timone, quindi va a fondo, perché non ha il main, giustamente. Hai trovato un esempio subitissimo, hai visto Scarlett? Allora hanno un fondo di verità questi detti. Un detto esacchiano. Tanto Rama si mette a ridere al mo' di Kira. Ah, like to Yagami. Ah, mamma mia, che bello. Vuoi un DLC però tra Orient e il fratello... Ah, chi lo sa, magari un giorno esce, però non lo so... Perché già Silksong doveva essere un DLC, solo che poi Ornette era troppo grande per Nido Sacro, letteralmente. E quindi hanno deciso di fare un gioco a parte. Ma la Zekido adesso non puoi farlo con l'occhio così. Allora, per esempio, oggi l'ho saltato perché ho fatto l'incidente oggi, ok? L'ho saltato oggi la Zekido, Aikido. E nulla. Poi non so se dopodomani. Non so se dopodomani potrò farlo, Non lo so. Non lo so. Però, magari fra 2 giorni migliora. Io alzo le mani, potrei migliorare fra 2 giorni. Cioè, in fondo, non è una cosa gravissima. L'importante è che non dormo sdraiato stasera. Infatti, dormirò seduto. Dormirò alla mo' di Thanos. Al mo' di Thanos come nei fumetti. Che si sta seduto sul suo trono a dormire. Ovviamente non starò qua. Non starò qua. Starò di là in salotto col divano. Che è più facile dormire seduti, penso. Almeno soprattutto del letto. Il letto è tutto sdraiato. Non ho modo di dormire seduto sul letto. Ah, le melle sono così, come si dice? Su cose. Ah! Certo! Certo, citazione bellissima. Le melle sono così. Su cose, qua. Le vostre mele. Le melinde. Elle, lo sai che gli Shinigami mangiano solo mele? Mi chiedo, Light, come tu possa sparare così tante cacchiate in un così poco tempo? Citta Ryuk. Ah, che bello. Ti tocca dormire in piedi come i cavalli. Ah, in piedi non ci riesco ancora. Sarebbe molto molto bello, ma non ci riesco ancora a dormire in piedi. Dormirò seduto. E quindi sì, più o meno, a metà cavallo. C'era tipo un... Ora che ci penso, c'era tipo un videogioco che giocava una mia amica. Che c'era un uomo cavallo. E... Una storia tra una ragazza e questo uomo cavallo che aveva una relazione. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Io non voglio parlare di quell'avvenimento assurdo. Esatto, lui col Bonko Cat. No, cos'è il Cat Gem. Bello lui. Ah, Cat Gem con le Ah. Ah, belli voi. Ah, nemmeno guadagni il 70% di intelletto in più dormire con... come L. È vero, perché dormo come L per davvero, è vero, ma è diventato intelligentissimo. Non è che i videogiochi arrivano ai livelli dei film dove di... Dove... ai film dove di... Non vedo l'ora di che i videogiochi arrivino ai livelli del film dove di Sao. Caro, io stacco, alla prossima. Va bene, ciao Scarlett. Tanto tra un po' penso di staccare anch'io perché appunto l'oretta è passata. Abbiamo parlato un po' di cose, però vediamo se c'è ancora qualche argomento da... Esatto, Scarlett, esatto. Ridi, ridi come Kira, ridi. Ma proprio... Rama deve essere contentissimo, Rama deve essere esattamente contentissimo che tutti usano questa risata. Mamma mia, che bello. Ah, grazie, grazie Scarlett, auguri. Ma sì, dai, quest'occhio guarirà. Torneremo assolutamente a navigare in giro per il mondo con 2 occhi. E nel caso dirò che me l'ha mangiato un Flerken. Alzo le mani, dico, me l'ha mangiato un Flerken. Sono combattuto fino alla fine, ma ha vinto il Flerken. Puoi vedere l'overlay della pausetta con le curiosità varie? Allora, posso farvelo vedere? Certo. Ah, sono come un bambino a Luna Park. Luna Park. Ah, sì, sono come un bambino al Luna Park, che bello. Allora ve lo mostro e possiamo leggere assieme, assolutamente, perché no? Tanto sono qua. Allora, anche perché devo cominciare ad aggiornarlo, perché effettivamente sono successi, ci sono delle altre curiosità da mettere, penso. Penso che si possano mettere delle nuove curiosità. Ah, come si può vantarsi di giocare a Minecraft dalla 1.0, 2011. Come si può creare un fischietto con l'utilizzo di entrambe le mani? Ah, questo qui ve lo posso constatare dopo, Anzi, sapete cosa? Metto un secondo in pausa la pausetta. È bello, che metto in pausa la pausetta. Ve lo faccio vedere. Guardate. Non ho nulla nelle mani. Le mani che non ce le ho. Guardate qui che magia. Metto le mani così. Magiche. Fail.
Carino, vero? Poi andiamo avanti con la pausetta. Nel mentre che si vede un po' le nostre performance incredibili. No, ma è ricominciato da zero! Oh, Cristina Raveno, ho programmato bene OBS! No! Sono come un bambino su Deponia! Ah! Attaccato! Che bello! Nuovo Beethoven! Grazie, grazie, davvero! Solo che a Beethoven mancava a Beethoven mancava a Beethoven mancava l'udito. A me invece mancherebbe la vista. Non so se riesco a suonare senza la vista. Un bambino su Deponia è bellissimo come citazione, tonno. Quella è meravigliosa. Le parole sono importanti, lo so, ma non credo nemmeno sia partito perché qua nella pausetta non ho messo il, non ho messo nulla delle cose, quindi penso che non sia partito. Ah, mi dispiace, nel caso. Scusate, sbadiglietto. È partito? Perfetto, allora tutto a posto. Allora, cosa abbiamo qua nelle curiosità del Cois? Che punto siamo arrivati? Cois si tocca spessissimo una barba perché è molto rilassante, cavolo. Cavolo, è davvero molto, molto rilassante. Questo ho giocato per un mese a WoW con la classe Paladino. Cavolo, cavolo, assolutamente, è stato un bellissimo mese. Il diario dei corsari su Discord è una... giusto, questo mi prende curiosità su cose gialle riguardo al nostro Discord. Cosa necessita di una maglietta d'inverno? Sì, diciamo che non posso, su Twitch non posso stare a torso nudo, purtroppo, però diciamo che d'estate è il must per me, se no muoio di caldo. Cos'è Zorze non ha dato un botto su WoW per il quasi master. Mamma mia, il nostro periodo con Zorze su Overwatch è stato bellissimo. Cos'è, molti sogni nascosti che neanche lui si deve... È vero, è vero, è verissimo. Un giorno mi sveglio... Ah, è vero, potrei desiderare di avere questo. Cioè, non di avere, di... Potrei sognare di essere questo. Il gioco punto io preferito di cose è Bonk.io. Bonk.io è un gioco bellissimo. Magari un giorno ci giocheremo assieme alle domeniche corsari, se volete, perché è meraviglioso. Cosa che c'è la fisica per finire le 11 su DDR? Assolutamente verissimo. Sono proprio bravo, bravo, bravo. Davvero molto, 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 molto bravo. E sarei proprio volenteroso di tornare, sulla cosa. Così vede PS2, PS3, PS4, PSP, Nintendo DS, 3DS e Wii. Piccola curiosità, la barba di Cosi è estremamente malleabile. Quella è anche vera. Volendo posso fare delle treccine alla barba senza avere, senza avere elasticini. Questa è una... pagina Facebook che non esiste. La prima saga su Cois, ah, è vero, è Pokémon, vero, vero, vero. Questo è veramente onnivoro, questo qua è bellissimo. Questo è veramente onnivoro, quindi mangio tutto. Questa è una pagina Telegram dove, di nuovo, scusa, è uscito due volte Telegram? Mi sa che l'ho cannata. Ma va. Ok, si ricominciano i scherzi sul fiore. Vai, tonno, vai. Coraggio, ce la puoi fare. Gli anime preferiti di Koi sono Made in Totem Abyss e altre cose. Fiorellino. A chi non piace prendere il sole. Anche in senso letterale. Esatto, per prendere. Ah, brucia! Non so fare mica artista, babultina. Ah, per qualche mese Koi si è messo a guardare solo contenuti di Undertale. Verissimo. Il colore preferito di Koi è il viola. Molto vero. Il viola è un colore davvero affascinante. Misterioso. YouTube preferito di Cois era Rex91, perché era davvero un gran uomo. Se fosse andato avanti, secondo me avrebbe raggiunto grandi vette, ma purtroppo la sua situazione ha richiesto per lui di trovare un lavoro, ne ha trovato uno che purtroppo era molto hard, quindi ha dovuto abbandonare le sue avventure, purtroppo. E nulla, ricominciano qua. Queste qua sono le curiosità di Cois per il momento. Verranno aggiornate molto molto presto. Però erano queste per il momento. Ah, che bello. Che io sto ancora pensando se è felice come un bambino su Deponia che viene assalito dai pedofili. Oh, poverini, poverini, poverini. Va bene, i miei sono il viola e il bianco, anche se il mio prof di arte sarebbe contrario dal sostenere che il bianco è un colore. Cioè, allora, professor di arte del signor Rama, è vero, il bianco è... l'assenza di tutti i colori e invece il nero è l'unione di tutti i colori. Fin qui ci siamo. Perciò effettivamente se il bianco non ha nessun colore, non è un colore. Però è un colore. Cioè tu dici di che colore lo faccio il muro? Bianco, non è un colore. Dimmene un altro. Togli tutti i colori. Ok, e dopo non lo colora. Esiste anche il bianco più bianco adesso. C'è un genio che ha creato il bianco più bianco che serve per riflettere la luce del sole
e causare meno riscaldamento globale. Mi pare che servisse per quello. Quindi adesso vedremo il bianco più bianco in giro, forse pian piano nel tempo. È molto, molto incredibile. Anche il nero più nero è bellissimo. Il nero più nero è quasi inquietante, perché vedi che proprio sembra quasi non esiste. C'è un piccolo buco nero nella mano. Che bello. Il nero più nero è meraviglioso. Meravigliosamente artistico. Secondo me, se metti qualcosa nero più nero sotto il sole, esplode quella cosa. Perché. Il calore incredibile del sole che viene assorbito dal nero più nero. Crea un piccolo buco nero. La Terra implode. La fine dell'umanità. Incoming. Va bene, dai. Cosa ne dite, corsari? Possiamo chiudere qua questo piccolo just chatting? Così faccio riposare un po' il mio occhio, che evidentemente tenerlo chiuso dietro la benda per tutto questo tempo non so quanto abbia fatto bene. E probabilmente devo anche spegnere questi fari, perché se io provo a togliere la benda in questo momento, dopo aver attenuto per così tanto, credo che la mia percezione della luce sia talmente grande che probabilmente mi ammazzo. Dammi quell'essenza. Comunque, F per gli NPC del tipo: era tanto che qualcuno non veniva a trovarmi. No! Stoppani quell'essenza! Oh no! Io ho provato a mettere un foglio nero sotto la mano e ho disegnato un cerchio nero sulla mano. Sembra ci fosse un buco. Ah, col nero più nero? L'hai comprato ora, ma l'hai provato? Ma che bello! Ma bellissimo! Potevi fare una foto! Ma sicuramente l'hai fatta! Cioè, se ce l'hai, prova a mandarcela su Discord, perché deve essere bellissimo! Dammi che senta. Oddio. Ma scusa, quanto costa nero più nero? Scusa. Scusa, posso provare a vedere? Cioè, costa davvero così tanto? Ho paura. Scusa, il nero più nero. Fatemi vedere un po'. Vanta Black. Amazon scrivo. Amazon. No, in realtà l'ho fatto con un nero. Ah, l'hai fatto con un nero normale. Vediamo se c'è il nero più nero qua, perché sono un po' abbastanza curioso. Nero, più nero. Ecco, nero più nero del mondo. Porca miseria. Bene. 50 cucuzze belle belle. Va bene. Buon per loro. Ok, hai ragione, Lama. Siamo tutti poveri. Nessuno di noi può popolare il nero più nero. Nessuno. Nessuno può popolare il nero più nero. Ah, va bene, dai, corsari. Direi che adesso posso cominciare a. Grazie, Best. Grazie. Così possiamo finire in bellezza, almeno vedendo i nostri occhi. Quindi, corsari, io direi che possiamo completare qui questo piccolo dialogo, capitano, certo. E non è appena iniziato il meglio. Questo piccolo just chatting. Mi piacerebbe parlare con voi per una volta in un piccolo just chatting. Che per una volta mi è piaciuto fare. Più che altro perché è un po' difficile fare. Così ti regalo il poster di Hollow Knight. Davvero! Ma guarda, tonno, non serve, davvero, dai, dai, nel caso me lo prendo io, davvero, non serve, non serve, dai, non serve, non serve. Grazie del pensiero, come accettato, me lo prenderò io, dai, dai, davvero, davvero. Me lo faccio da solo. Esatto. Esatto. Bravo me stesso, bravo. Lo so che le parole sono importanti, lo so. Vediamo se c'è qualcuno da raidare. Ehi, quanta gente che c'è? No! No! C'è Fabio che sta facendo Undertale! In blind run! C'è Enugard? C'è Enugard tonno? Dov'è? Where it is? Vediamo se c'è Enugard. Enugardo. Ah, no, no, ok, no, no, non c'è, non c'è, non c'è, Enogard non c'è. Dai, andiamo da Fabio, andiamo da Fabio con Undertale, dai, dai, teniamo compagnia al buon Fabione, bello lui. Ah, riposa l'occhio, grazie, Crobo, grazie. Vabbè, dai, allora, corsari, detto ciò, io vi ringrazio della vostra presenza, mi è stato molto, molto F per rispondere. Nel caso puoi andare, tonno, nel caso puoi chiudere gli occhi, tanto non è andato troppo avanti. Ho visto che non è nulla troppo avanti, non sta parlando con nessuno, ho visto che è puoi tipo salutare e te ne vai, al volo proprio. Alla prossima, cosa. Rama Game, credo.
No, lunedì non c'è, no, è loco. Va bene, va bene. Ah. Ciao, Corsari, ciao. Grazie della vostra visita, mi è stato molto piacere parlare con voi. Domani mattina la live salta perché devo andare all'ospedale di nuovo. Domani sera vi farò sapere, cioè domani sera vi faccio sapere se ci sono con Enugard. Penso che potrei esserci, non per tantissimo, penso. Adesso vediamo cosa dice domani mattina il medico. Poi parlerò con Enugard e vediamo un po' il da farsi. Questi Corsari, buonanotte a tutti, buon riposo. Ci si sente domani su Discord. Domani mattina su Discord vi scrivo assolutamente per dirvi come sto, come mi sento. Ciao, ciao, andiamo dal... Andiamo, andiamo. Andiamo a controllare cosa combina Fabio. Che percorso starà prendendo?